Il circolo letterario Pennagramma ha organizzato nei giorni scorsi una serata dedicata ad arte e letteratura nei locali del Casale Papandrea di Fiumefreddo di Sicilia. Tanti gli ospiti intervenuti ad un appuntamento che ha unito le presentazioni del libro Amore Giovane di Antonio Sozzi e di altri testi letterari e poetici alla musica dei maestri Agatino Scuderi e Giovanni Catalano. E onestamente ci ho creduto molto nel riuscire a fare questo evento dove venga coinvolto tutta la cultura insieme, cioè sia musica, poesia, pittura, tutto quello che può essere l'arte, che venga messa insieme in un unico evento. Questo è stato il mio scopo e grazie all'amicizia di Angelo Vecchio e Carmelo Cavallario e l'aiuto del sindaco e della comunità di Fiumefreddo siamo riusciti a portare avanti questa bellissima iniziativa. L'iniziativa è stata dedicata alle morti bianche. Per l'occasione, infatti, l'amministrazione comunale e i promotori dell'appuntamento culturale hanno disvelato una targa in onore dei caduti sul lavoro. Volevo prima fare un cenno all'impegno che ha manifestato l'amministrazione comunale e che si rinviava da tempo, che è stato quello di dedicare la serata con una targhetta che sarà fissa nel pianoforte di proprietà dell'ente ai caduti sul lavoro di Fiumefreddo. Questo è stato, credo, il momento più esaltante, accompagnato poi da un momento ricreativo che è musica, poesia, arte, canzoni, per rendere la serata spensierata e per lanciare Fiumefreddo in un panorama che è quello culturale.